per tornare a Bologna, dopo pochi anni, da quando i Pooh ebbero i primi successi, decisero di cercare una maniera di fare musica più spettacolare. E da Bologna ci trasferimmo in un paesino qua vicino che si chiama Budrio. Budrio, vicino a Bologna, per un po' di anni diventò il nostro quartier generale. C'era questo teatrino delizioso che ci mettevano a disposizione quelli del comune per fare le nostre prove, ma soprattutto lì intorno c'erano tutti gli artigiani che contribuivano a preparare i nostri primi spettacoli, perché noi a Budrio eravamo proprio in quella fase che eravamo usciti dalle balere, dove si viveva molto poco per fare spettacolo, e avevamo cominciato a fare prima i teatri, poi i palazzi dello sport, poi gli stadi, e quindi serviva anche scenografia. Trasferivamo agli operai che appunto erano di Budrio la necessità di inventarsi delle strutture che noi vedevamo nei grandi concerti in giro per il mondo, e allora succedevano delle cose molto divertenti, tipo questi signori grossissimi che facevano appunto i fabbri, che erano abituati a fare delle strutture piccole, avevano il compito di fare questi immensi palcoscenici che noi già avevamo in mente di fare, con dei grandi punti interrogativi sulla testa ogni volta che ci presentavamo da loro. È la cosa straordinaria di quei paesini lì, dove tutti si conoscono e c'è questo senso della comunità vera, palpabile, no? C'era questa trattoria della famosa Luciana, dove ci preparava queste cose tipiche emiliane straordinarie. C'era il fabbro, l'elettricista, il falegname, insomma, per tutto il tempo che noi si rimaneva lì si attivavano veramente tutti quanti, ed era bellissimo, una comunità veramente straordinaria che portiamo ancora nel nostro cuore, di gente vera, di gente semplice. E poi la cosa bella, si faceva questa prova generale invitando un po' tutto il paese quella sera lì, e devo dire che parecchie volte molta gente rimaneva fuori, che il teatro non poteva assolutamente contenere tutti quanti. Venivano delle famiglie intere ad assistere alla nostra, chiamiamola, prima prova generale. Fatto costruire questo metronomo che raramente entrava nei posti chiusi perché era altissimo, ed era divertente perché avevamo un nostro tecnico, Pasquale Di Lauro, che era quello che suonava anche in Pronto Buongiorno la sveglia i trick ballacche, questo strumento che ci eravamo inventati, che era una tavoletta con un microfono. Lui era quello che muoveva appunto l'asta del metronomo, di questo grandissimo metronomo. Solo che era veramente pesante, veramente difficile muoverla, per cui o non andava attento, o una notte si pizzicò le mani dentro e sentimmo smoccolare da dietro il palco, per fortuna lo sentimmo solo noi. Era la sede di un ospedale che curava un po' le malattie mentali, non gravissime, ma insomma questi ragazzi approfittavano della loro oretta di libera uscita e venivano in teatro a trovarci. E devo dire che è stato veramente bello, perché abbiamo conosciuto dei ragazzi carinissimi, gentili, con una trasparenza che soltanto un certo tipo di persone può avere. E fu proprio negli anni di Budrio che io conobbi uno di quei ragazzi di questo centro di recupero per malattie mentali, un ragazzo che tutte le volte che arrivavamo si nascondeva dietro le colonne del teatro e ci spiava in qualche maniera.
timidissimo, anche se lo salutavamo e lo chiamavamo, lui assolutamente non si muoveva, rimaneva lì, anzi scappava via se tentavi di avvicinarti. Mi ricordo che una sera lui era sempre dietro a queste colonne, io stavo caricando forse qualcosa in macchina e lo chiamai dicendo: mi dai una mano? Con una grande disinvoltura. Lui rimase spiazzato per un attimo, poi venne lì e mi aiutò appunto a caricare le cose in macchina. Da quel giorno tutte le mattine quando arrivavo lo salutavo, lo chiamavo, mi disse di chiamarsi Luigi e gli chiesi di entrare dentro, perché non viene a vedere le nostre prove così mi aiuti anche dentro. E lui con grande timore all'inizio entrò dentro, dopo un po' di giorni fece amicizia con i tecnici, con tutti. Durante la pausa del pranzo, noi andavamo in un ristorante lì accanto, stavamo fuori un paio d'ore, lo lasciavo sulla batteria e gli dicevo di suonare, no? Che doveva suonare, perché quando tornavo mi faceva sentire, mi avrebbe fatto sentire quello che era riuscito a imparare. E lui così a caso, picchiando su un tamburo sì, uno no, facendo veramente un gran casino, suonava. Io tornavo, lo trovavo sempre disfatto di sudore, magari anche con qualche tamburo sfondato, però lui scaricava in queste due ore tutti i giorni tutta quella rabbia che probabilmente aveva dentro senza forse neanche sapere di averla. Questa storia andò avanti per diversi anni, per quasi tutto il tempo che noi rimanemmo in quel teatro di Budrio, e poi un anno non c'era più perché avevano chiuso questi centri di recupero appunto per malati mentali e un decreto li aveva assegnati ognuno alla propria regione. Lui era pugliese ma io non ne sapevo di più di questo, per cui lo persi completamente di vista. Qualche anno dopo invece mi raccontò il bassista di Elena Biolcati, che era di Lecce, che in un paese vicino c'era un ragazzino che continuava a rompere le scatole a tutti dicendo: io sono amico dei Gu. E siccome non è che i nostri nomi li riuscisse a dire molto bene, per lui i V erano Bobby, Dodi, Reddy e io che ero Stefano col nome più lungo, ero Sona Batteria. Io ero Sona Batteria e quindi lui diceva: sono amico di Sona Batteria. Quando io seppi questa storia mi resi conto che non poteva essere altro che Luigi. Per cui andai lì a Nardò, in questa casa famiglia dove lui era alloggiato, e lì ci fu una festa incredibile e tutti lo recuperarono, questo ragazzo della sera. Accidenti, non diceva bugie, conosceva veramente questi Fu. Organizzammo una serata, mi ricordo, per raccogliere un po' di fondi per questa casa famiglia e fu veramente una cosa molto bella perché lui si sentì veramente protagonista di essere l'amico di Sona Batteria.